Credo che sia stata una riunione molto importante, la presenza della signora Rajavi è stato un momento di gioia e di condivisione per tutti noi che eravamo qui, che siamo stati qui, che siamo qui a Roma per accoglierla. È un importante momento per testimoniare la nostra solidarietà concreta nei confronti dei 3.400 abitanti di Ashraf. È importantissimo difendere loro, è un fatto umanitario, è un fatto che dobbiamo a ciascuno di loro come individui, ma è anche una difesa che delle norme internazionali. Le norme internazionali proteggono i rifugiati di Ashraf, un attacco ai rifugiati di Ashraf è un attacco a tutti i rifugiati, a tutti i bambini, a tutte le donne, a tutti gli uomini che sono privati, che sono privati delle loro case, del paese, di loro origine. Per motivi di guerre, di dittature, come è questo il loro caso. Dobbiamo difendere loro anche in nome di tutti i rifugiati del mondo, perché sono norme che devono proteggere tutti e che ci coinvolgono ciascuno. Io credo che sia importante per tutte le persone che magari non sanno neppure che cos'è Ashraf, imparare che difendere i diritti umani non è una questione di sognatori, non è una questione ideale, ma la convenienza di ciascuno. Un mondo più libero è un mondo più prospero, un mondo più sicuro, anche per noi che viviamo sicuri o pensiamo di essere completamente sicuri nei nostri bei paesi occidentali, tranquilli, con pochi problemi. Difendiamo anche noi, se non difendiamo i diritti umani dove vengono violati, c'è il rischio che un giorno vengano violati anche da noi.